Condannata anche in secondo grado la donna di 34 anni pratese che nel 2018 partorì il figlio avuto dal ragazzino, all'epoca 14enne, anche lui di Prato, a cui dava ripetizioni di inglese per prepararlo all'esame di terza media. I giudici dell'appello hanno confermato le accuse di atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore e cancellato quello di violazione di domicilio, portando la condanna dai 6 anni e mezzo inflitti in primo grado a 6 anni, 5 mesi e 15 giorni. Assolto il marito, 35 anni, condannato in primo grado a 1 anno e 8 mesi per alterazione dello stato civile. Secondo i giudici del Tribunale di Prato, che avevano recepito in pieno il convincimento della procura, l'uomo sapeva di non essere il padre naturale del bambino quando all'anagrafe lo registrò con il suo cognome. Di diverso avviso la Corte d'Appello. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio. Alle parti civili, padre e madre del giovane babbo e quest'ultimo nel frattempo diventato maggiorenne, tutti assistiti dall'avvocato Roberta Roviello, l'appello ha riconosciuto un più consistente risarcimento in via provvisionale, 30.000 euro al ragazzo, 10.000 ciascuno ai suoi genitori, anziché i 15.000 complessivi stabiliti dal Tribunale di Prato. La vicenda venne a galla a marzo del 2020. Marito e moglie finirono sul registro delle notizie di reato, la donna successivamente anche agli arresti domiciliari, dopo la denuncia della madre del ragazzino che, schiacciato da un peso troppo grande per i suoi pochi anni, raccontò tutto. Disse in che cosa si trasformavano le ripetizioni di inglese, parlò dei rapporti con la donna, raccontò le pressioni che riceveva affinché non interrompesse la frequentazione, perché se ciò fosse successo tutti sarebbero venuti a sapere del bambino. Un racconto che i genitori del ragazzo non avrebbero mai voluto ascoltare, che credevano un bluff, ma che trovò conferma nell'esame del DNA a cui il bambino, che oggi ha quasi 4 anni, fu sottoposto.